I cinque candidati che sono già tutti nelle gabbie, ricordiamo, handicap per cavalli di 4 anni sui 1200 metri, prevista tanta velocità, favorita è Wannabadi, partiti in questo momento, cavalli della prima corsa. Honey Hearts parte bene, si porta subito in vantaggio nei confronti di Alderamin e Wannabadi, che in questa fase sembrano dunque adeguarsi al ruolo di battistrada proprio di Honey Hearts. In quarta posizione l'altra con la giubba rossa è Powerline, che lascia in quinta ma comunque a contatto Magic Jet. Si procede così quando i cavalli sono in curva. E sempre Honey Hearts a dettare il ritmo nei confronti di Alderamin. In terza corsia troviamo i Wannabadi, in quarta e quinta posizione dall'interno verso l'esterno ci sono Powerline e Magic Jet. Siamo addirittura ad arrivo con Honey Hearts, che ha circa una lunghezza e mezzo rispetto al Alderamin, la prima ad andare all'inseguimento, ci prova subito i Wannabadi, per corsie esterne si avvicina anche Magic Jet, rimane acquattata invece Powerline. Quando siamo a 300 dal traguardo, Honey Hearts è ripartita di slancio, ci prova Powerline a gettarsi all'inseguimento della stessa Honey Hearts, gli altri hanno perso un po' il tempo con Honey Hearts che è in vantaggio nei confronti di Powerline, che ci sta provando oggi correndo di rimessa, si è messa ad aggredire la stessa Honey Hearts, nel tratto conclusivo è passata in vantaggio Powerline con una certa disinvoltura, vince nei confronti di Honey Hearts e in terza posizione Alderamin. Oggi di rimessa c'è una nuova vita per Powerline, evidentemente, quarta affermazione in carriera per la figlia di Arcano, che era a rientro, quota definitiva di 5, Pasquale Borrelli in sella, il training di Fabio Boccardelli, colori di Matteo Belluscio, vince di qualità, certamente, Powerline, al secondo posto numero 3 Honey Hearts, al terzo numero 2 Alderamin, 1, 3, 2 è il primo ordine d'arrivo dall'ippodromo delle Capannelle, tutto.